risparmiare sulla salute significa non vivere in un posto civile. I cittadini a Torre del Greco sono ormai rassegnati quando si parla delle criticità della sanità pubblica sul territorio. Come va la sanità qui dalle nostre parti? Malissimo. Perché? Perché non funziona niente. Per ottenere una visita specialistica bisogna aspettare mesi, mesi, a volte anche anni. Quindi le liste d'attesa sono lunghissime? Lunghissime, lunghissime, veramente con tempi celebrativi. È una cosa veramente vergognosa, perché risparmiare sulla salute vuol dire non vivere in un posto civile. La civiltà parte da questo. Se parliamo del Bottazzi o dell'ospedale Maresca, cosa non va? Guardi, alla domanda di riserva. Lei da cittadina cosa chiede e cosa propone? Che tutti questi politici che ci hanno rappresentato a livello locale, a livello regionale e a livello nazionale se ne vadano. Occorrono persone serie e preparate e che facciano veramente, come dire, l'interesse collettivo, che abbiano un senso civico e che abbiano il rispetto per la vita, perché questo è quello che manca. Dai tempi infiniti delle liste d'attesa per visite specialistiche ed altro, alla necessità di spostamenti in altre strutture, anche fuori regione, per curarsi. Giorni fa sono stata al Bottazzi con una visita per gli occhi. Vado al CUP, devo andare l'anno prossimo a settembre 2025. Ah, bravo, c'è. Number one, ho detto io. È scandaloso e vergognoso. Chi non ha i soldi come fa? Soffre. E muore presto, non va, non funziona la sanità. E poi pensiamo ai quarti d'altare, pensiamo qua, pensiamo là. Prima la sanità ci vuole. Noi anziani, specialmente, che abbiamo bisogno della sanità. Io l'anno scorso, per fare una visita da un fisiatra, sono dovuto arrivare a Pollena una volta, l'altra volta a San Giuseppe Vesuviana, una roba del genere, ma avere una prescrizione a Torre del Greco è completamente impossibile. Proporrei un'attenzione alle liste d'attesa vere. Non si può fare nulla al Bottazzi. Cioè, funziona magari soltanto per le persone invalide, per le visite domiciliari, questo sì, perché ne ho esperienza per mia sorella che... Ma per il resto, un cittadino che vuole fare una visita o un qualcosa al Bottazzi, cioè, è impossibile. In passato ho avuto problemi e quindi ho dovuto aspettare, anche se avevo l'esenzione su determinate cose, ho dovuto attendere parecchio, troppo, una piaga che forse respiriamo da un po' di tempo. Speriamo di essere ascoltati, questo è sempre il volere di ogni cittadino. Il malcontento è generale, tra attese, ritardi e disagi, specie per gli anziani e le categorie più svantaggiate. Per una visita che mi prenotano al 2026, una persona che è pensionata, io penso, non lo so, come fa a vivere? Allora, il governo che c'è adesso sta dimezzando la sanità in Cina, però non fa altro che sovvenzionare i privati. Una persona che è pensionata, che prende 700 euro al mese e deve pagare una visita a 200 euro. Come fa? Io non lo so, siamo un popolo di pecore, perché noi dovremmo guardare i francesi, guardando i francesi che si ribellano soltanto se vengono toccate le pensioni. E noi ci siamo tutto quello che dice il governo, penso che noi come popolo non possiamo dare fiducia a chi dovremmo dare fiducia. Però ci andiamo a votare, forse sbagliamo sempre a chi votare, penso che noi dobbiamo fare qualcosa. E chi ci deve dare un esempio sono i governanti. Si aspetta molto, soprattutto per le prenotazioni e per le visite specialistiche, per gli esami di laboratorio, non ce ne parla proprio. Liste d'attesa lunghissime. Sì, sono liste d'attesa molto lunghe. Io chiedo chiaramente che questa situazione venga, non lo so, in qualche modo risolta, e che ci siano più soldi alla regione, per cui ci si può muovere in maniera differente, assumendo più personale e quindi facendo più presto, più in fretta, e potendo fare degli esami che a volte sono proprio importanti da farsi, e non tutti possono permettersi il privato. Cosa chiede, cosa propone per migliorare? Una sanità più giusta, perché in questo periodo non funziona proprio niente e poi ha scelto proprio la città sbagliata, secondo me. Ho fatto un giro stamattina a vuoto per
prenotare una TAC, mi hanno detto dicembre. Tutto è lungo, però io a questo punto, come si tiene usando un baravisi, perché non è possibile che davanti a un problema tu devi aspettare. Cittadino, cosa chiede, cosa propone? Ha un'organizzazione che qua non c'è, l'organizzazione, il controllo dell'efficienza del lavoro, come va fatto, chi lo deve fare e le responsabilità. Non ci aiutano proprio, dico la verità. Non c'è stato mai un discorso lineare sulle problematiche della cittadinanza. Immagina soltanto che un poliambulatorio sta su Albottazzi per una cittadina di 85.000 abitanti, prova a fare qualche esame, non parliamo tanto di una visita specialistica, ma provi a fare qualche esame tipo una REM oppure oltre una risonanza magnetica, se parliamo anche di una PET TAC, per dirti, provare per credere, se non vai a pagamento no. Ecco, chi non ha i soldi come fa? Quel vecchio detto che non è valido, che non l'accetto, si dovrebbe attaccare al tram, ma la salute è di tutti, quindi il tram a torre non passa.